Circa 3 mesi fa mi sono ritrovato in camera questo fantastico foglio che dice che praticamente per ogni debito che mi prendo a scuola è un mese in meno di motorino per l'estate. Quindi ad esempio se mi prendo una materia non ce l'ho fino al 10 luglio, se me ne prendo due fino al 10 agosto, se me ne prendo tre fino al 10 settembre, praticamente tutta l'estate. E poi c'è scritto bocciato, NRG venduto. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale, sono Marco. Perdonatemi se non parlerò particolarmente forte perché è mezzanotte e 41, 42. Questo video lo devo fare per parlarvi di un po' di cose che ormai devo dirvi, ovvero che i video quest'estate non li potrò più registrare perché sono senza motorino. Ho circa 15 video pre-registrati perché le ultime 2 settimane, anche tre facciamo, mi sono messo ad andare fisso il motorino sapendo che mi prendevo qualche debito. In particolare mi sono preso 3 materie: fisica, matematica e latino. Ah, tra l'altro mi sono messo anche la maglietta della scuola, nemmeno a farla apposta. E quindi, secondo Patti, io non avrò il motorino fino al 10 settembre, fino a fine estate praticamente. Tanto il telefono mi avvisa che si sta per spengere. Dimmi che va. E va, perfetto. Io non do colpa a nessuno, so di essermele cercate e meritate queste materie. Giusto così, tranquillamente, non dico la scuola è una merda così, come molti dicono e come molti si aspettano che io dica. Però vabbè, c'hanno ragione, sono stato un grullo io e ora diciamo ne pago le conseguenze. Quindi dicevo, non so più come portare video. Ho questi video da parte, ma non so come fare perché comunque sono pochi per tutta l'estate. Vi volevo chiedere quale tipo di video vi piacerebbe. Io avevo pensato a o weekly vlog o vlog con la bicicletta che è lì dietro. E poi avrà inizio una serie in cui si rimette a nuovo un po' l'energy, che molto probabilmente chiamerò Energy Project perché non so come chiamare. L'energy, fra l'altro, è anche messo qua, poverino, parcheggiato. Fra l'altro, serie che è già iniziata e che continuerò stanotte dopo aver finito di registrare questo video. Scrivetemi voi nei commenti se avete qualche idea oppure se avete consigli per riparare o sopperfare all'energy. Ah, le modifiche saranno tutte estetiche, non al motore, il motore non lo tocco, ma andremo semplicemente a sistemare carene, migliorare insomma un po' l'estetica in generale. Anche perché in un anno che ce l'ho avuto, già quando mi è arrivato era abbastanza distrutto di suo. Io l'ho distrutto totalmente, una sistematina non gli farebbe male. E quindi niente, volevo chiedere appunto che video vorreste, scrivetemelo nei commenti. Ovviamente a tutti quelli che commentano, come sempre, lascio sempre il cuore. Se avete delle idee, se avreste delle idee, scrivetemelo nei commenti. Quindi niente, concludo questo video abbastanza così easy, veloce. Insomma, commentate, fatemi sapere cosa vorreste, magari me lo potete scrivere anche su Instagram se non volete, diciamo, esporvi nei commenti, vi lascio il mio Instagram in descrizione. Me lo potete scrivere tranquillamente in direct, anzi, semmai scrivetemelo lì così vi posso ringraziare e magari anche parlare con voi, chiedervi altre cose così. Ovviamente sappiate che i video prossimi che verranno sono tutti video pre-registrati poi tempo fa, e tipo sono tutti video che vanno da inizio marzo a ora, però comunque sono video pre-registrati, ma video comunque belli, fighi, come quelli di sempre. Non sono video tirati lì a caso tanto per dover mettere da parte i video. Ricordo di iscrivervi al canale, mettere like al video e attivare la campanella delle notifiche. E di seguirmi su Instagram, c'è il link in descrizione. Mi raccomando, commentate facendomi sapere delle idee. E quindi per quest'oggi è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video.